il paradosso dell'epoca della globalizzazione che, come si diceva, si fonda sulla mobilitazione di tutto e di tutti. Bisognerebbe qui rievocare una categoria filosofica utilizzata da Ernst Jünger quando parlava di mobilitazione totale. L'epoca della tecnica, del capitale, della globalizzazione è l'epoca della mobilitazione totale, mette in movimento tutto e tutti e quindi tende a produrre quel fenomeno che abbiamo detto dello sconfinamento, del superamento di ogni limite, di ogni confine, a ciò che tutto possa circolare onnidirezionalmente, tutto e tutti possono circolare onnidirezionalmente, senza limiti, senza barriere, senza più intralci. E non di meno, questo è il paradosso sul quale richiamo la vostra attenzione, la globalizzazione mercatista ci pone di fronte anche a un fenomeno difficilmente comprensibile da un certo punto di vista, almeno a una prima analisi, qual è il muro, la logica del muro. Nel 1989 sembrava che fosse tramontata l'epoca dei muri, il crollo del più famoso di tutti i muri sembrava indicare la fine dell'epoca dei muri, e invece forse nei frantumi di quel muro che per larga parte del secolo breve aveva diviso il mondo in due blocchi, indicava più che l'estinzione dei muri il loro moltiplicarsi, quasi come se i frammenti del muro di Berlino avessero indicato tanti nuovi muri che da lì a poco sarebbero nati. Infatti si dovrebbe evincere a una prima analisi che dopo il 1989, il tempo in cui tutto e tutti si muovono, il tempo che ha bisogno di questa unificazione del pianeta sotto il segno della forma merce, debba superare anche la logica divisiva del muro. E che cosa sia un muro proveremo anche a dire. E invece, da un'analisi fattuale, scopriamo che tra il 1800 e il 2014 ci sono stati ben 62 esempi di confini murati e, come è stato detto, dei 62 muri che sono stati costruiti dal 1800 al 2014, 28 sono stati costruiti a partire dal 2000. Pensateci, è una cifra notevole. Se dal 1800 al 2014, adesso vedremo anche la Finlandia se farà il muro, si sta discutendo di questo in questi giorni, quindi aumenteranno ulteriormente, ma ad ogni modo dall'800, 1800 al 2014 sono 62 i muri costruiti, bene, 28 sono stati costruiti dopo il 2000, nell'epoca che viene dopo la fine del muro di Berlino, no? Sono stati tanti muri della storia, il più famoso è il muro di Berlino, anche la linea Maginot da un certo punto di vista era molto nota. Ecco, i chilometri di barriere edificate sul pianeta Terra in questo primo ventennio, anzi già superato in verità, in questi primi 23 anni del nuovo millennio, ecco, sembra che i chilometri di barriere edificate coprano la metà della circonferenza della Terra. Cioè, voi con i muri esistenti oggi sul pianeta potreste coprire appunto la metà della circonferenza della Terra. Interessante questo aspetto. Non doveva essere l'epoca dello sconfinamento, della fine di tutti i muri? Anche l'Europa sta producendo i suoi muri, come sapete. La Slovenia ha costruito una recinzione lungo il confine con la Croazia. La Macedonia ha fatto il medesimo lungo il confine con la Grecia. L'Austria ha chiuso i punti di attraversamento più frequenti con l'Italia e con la Slovenia. La Norvegia ha già costruito una barriera lungo il confine con la Russia. Non si dimentichi poi quello che sta accadendo e di cui si sta discutendo in questa fase anche, della barriera anti-immigrazione che separa a Melilla la Spagna dal Marocco.
Nel 2013 la Grecia ha costruito un muro di confine con la Turchia. Quindi anche l'Europa, che sempre celebra il borderless world, poi la stessa Europa, gli stessi architetti della globalizzazione borderless sono quelli che celebrano i muri. Per non parlare poi della frontiera, qui usciamo dall'Europa, tra India e Bangladesh, troviamo la barriera di confine più lunga del mondo. 4.050 km, 4.050 km murati. E tra l'altro il motivo di questa barriera è quello di cui stiamo discutendo. L'India è una calamita per i migranti e quindi il muro serve a impedire l'arrivo. Ce ne sono moltissimi, moltissimi altri naturalmente, con motivi molto diversi. E che dire poi del muro del Messico? Uno dei più famosi, detto anche il muro della vergogna, tra l'altro, no? Costruito indistintamente da Dem e Repubblicani a seconda del momento, Clinton e Trump. Quindi un muro bipartisan, si direbbe, un muro che, come dire, che traccia i perimetri di quelle che sono state definite le democrazie fortificate. L'età dei diritti, dicevamo, sembrava a Bobbio essere quella che si stava schiudendo. Forse è l'età dei muri anche, e dello sconfinamento al tempo stesso. Il tempo dei muri, che è anche il tempo della libera circolazione, che libera, come abbiamo cercato di dire, poi non è così tanto, che è una circolazione motivata soprattutto dalla logica del capitale, e il capitale, quando ha bisogno di far circolare le merci e le persone, lo fa. Quando ha bisogno di bloccare la circolazione, lo fa ugualmente. Lo fa ugualmente. Ci sono varie forme di muro nella storia, non è un'invenzione dei contemporanei. Cambia la funzione del muro nella storia. Il muro è un oggetto materiale, naturalmente, che può cambiare storicamente nella sua costruzione. Il calcestruzzo del muro di Berlino è diverso ovviamente dalle mura di Ilio, dalle possenti mura, ma c'è sempre una materia che caratterizza il muro, ma non è mai solo materia quella del muro, è un oggetto sociale sempre il muro, ha tante funzioni se ci pensate, eh? È un oggetto apparentemente semplicissimo, un muro, ma che poi riveste tante funzioni simboliche, politiche, molto precise. Fa valere una gerarchia spaziale il muro. Può essere uno strumento di difesa, ma può anche essere uno strumento di esclusione. Chi esercita violenza su chi con il muro? Chi esercita potere su chi mediante il muro? Possiamo dire che il muro è sempre, nell'accezione non morale, ma nell'accezione ontologica, è sempre positivo, nel senso che pone in essere qualcosa, non che sia buono, positivo nel senso di positum, pone in essere qualcosa perché produce ogni volta esclusione o protezione, segregazione o immagini, funzioni espressive di varia natura. Pensate al muro del pianto, un muro. Ha una funzione simbolica. Ci sono varie modalità di intendere il muro. Siamo davvero sicuri che il muro sia sempre comunque qualcosa che discrimina? Certo, è stato anche qualcosa che discriminava, che segregava. Pensate al ghetto, il ghetto di Varsavia, un muro che ti impedisce di uscire, ti esclude. Ma la linea Maginot era discriminatoria? Perché escludeva i nazisti? O era una linea protettiva perché tutelava i francesi dall'invasione? O meglio, li avrebbe tutelati se fosse stata più estesa. E a questo proposito, quando parliamo di muri, dobbiamo riconoscere che hanno varie funzioni. Il muro fa valere sempre una sua funzione politica, è quella che è stata definita la teicopolitica. In greco muro si dice teikos, teikos. Ogni muro ha sempre una sua politica fondamentale.
E la politica del muro è appunto la teicopolitica. C'è una funzione protettiva, ad esempio, del muro. La funzione più banale, se volete. Quando ci si difende da un'aggressione, la linea Maginot che citavo prima, ma anche le mura di Ilio Possente, di cui dicevamo, costruite secondo quanto racconta Pindaro, per proteggere la città, costruite sul fondamento dell'esigenza di proteggere gli abitanti da possibili invasioni. Nelle Olimpiche, dice Pindaro, che furono Poseidone e Apollo a fornire la città di grandi mura. E allora una prima funzione possibile del muro è quella di proteggere. In questo caso il rapporto di forze è quello per cui chiusa il muro in una posizione di debolezza rispetto all'eventuale aggressore. Abbiamo quello che possiamo chiamare il muro di protezione. L'aggressore subisce il muro che l'aggredito innalza per fini protettivi. Le solide mura, così vengono definite nell'Iliade, le solide mura di Troia sono quelle che servono a proteggere la città. Odisseo, non per caso, viene definito nell'Iliade il distruttore di città. E come sapete, con l'astuzia del cavallo riesce a abbattere Ilio e le sue forti mura e poi rimpatriare. Questo è il suo chiodo fisso: abbattere Ilio e le sue forti mura e poi rimpatriare, anche se il rimpatrio, come sappiamo, costerà molto tempo e molte fatiche a Odisseo. Ma ci sono anche muri di segregazione. Il muro di segregazione è quello con il quale non si protegge qualcuno, ma lo si costringe in uno spazio perimetrato, dal quale non può uscire quando anche voglia uscire. È la forma teicopolitica propria dei ghetti, in cui per lungo tempo sono stati segregati gli ebrei. E a Venezia, che si trova il più importante dei ghetti, tant'è che la parola stessa ghetto, come sapete, diventa per estensione la parola che dice un luogo chiuso e coercitivo al tempo stesso, e in realtà era un quartiere di Venezia. Quindi è una sineddoche sostanzialmente, no? La parte che prende a dire il tutto. Appunto, fino al ghetto di Varsavia di cui dicevamo, no? È un muro che confina, che impedisce non di entrare, ma di uscire. Diverso dal muro, da certe accezioni del muro contemporaneo. I muri odierni sono muri che impediscono in massima parte di entrare. Il muro di segregazione impedisce invece di uscire. Vero è che, a seconda del punto di vista, può essere letta in entrambe le direzioni. Il muro del Messico impedisce ai messicani di entrare in America, ma impedisce anche loro di uscire dal Messico. Poi abbiamo il muro appunto di esclusione. È quello che fa sì che un gruppo, per ragioni diverse, blindi e materializzi il proprio confine con lo scopo di escludere altri. È il classico muro neoliberale, potremmo dire. Diventa il muro con cui i ricchi si proteggono dai poveri tenendoli a distanza. Che può essere il muro del Messico su ampia scala, ma può anche essere en miniature il muro di chi si all'interno di uno stato si trincera, si fortifica all'interno del proprio quartiere ricco. Pensate al fenomeno delle gated communities. Sapete che esistono dei quartieri con i muri, che sono spazi privatizzati, sottratti al pubblico, in cui si entra solo se si ha la casa lì, se si fa parte di quel club dei ricchi che permette di entrare, di accedere. Chi è dentro può uscire quando vuole, ma chi è fuori non può entrare quando vuole.
E c'è quel gusto di esclusività, no? Lo Adorno, in un passaggio molto bello della sua opera, diceva che il senso di gusto che hanno i giocatori di golf nel vedere gli esclusi con il naso piantato sul vetro a guardare senza poter entrare, no? L'immagine propria di questi muri. Le gated communities sono, da questo punto di vista, esempi emblematici con cui ci si separa dall'esterno. Ce ne sono molti anche in Italia, di questi tipi. Poi ci sono quelli più, dicevamo, il muro della vergogna del Messico, ce ne sono molti altri che riguardano queste forme di esclusione. Poi c'è un'altra possibilità del muro, molto, molto diversa, che è il muro celebrativo, che è un muro che non ha una funzione. Certo, ha una funzione politica, ma non giocata sulla esclusione o sull'inclusione o sulla segregazione, ma sulla trasmissione di simboli. E potremmo dire una funzione che è teico-politica e teico-estetica allo stesso modo. Si fa con il muro, si veicolano dei messaggi, si celebra qualcosa. È già il modello che immaginava nel 1602 Tommaso Campanella con la città del sole. La città del sole è, così come se la figurava utopicamente Tommaso Campanella, era costruita da mura istoriate, con grandi immagini delle virtù e con condanna dei vizi, di modo che le pareti istoriate, alla stregua dei ciclopici murales, li chiameremmo oggi, o forse di immense pagine di libri leggibili e visibili alla cittadinanza, dovevano impartire un'educazione solida ai cittadini. Ma è anche un esempio più, diciamo, non solo utopico, ma realizzato, è il muro di John Lennon a Praga, che è nato in seguito all'assassinio del cantante l'8 dicembre del 1980. Ma anche pensate al muro commemorativo dei caduti nella guerra di Algeria, che è stato inaugurato nel 2007 a Perpignan, o il memoriale della Shoah a Parigi, un muro di pietra su cui sono incisi i nomi di coloro i quali hanno subito l'orrore in questione, o il muro dei veterani di guerra del Vietnam a Washington, no? Che riporta tutti i nomi dei più di 58.000 americani che sono caduti o sono dispersi per via della guerra, no? E tanti altri muri si possono ricordare. Citavo il muro del pianto a Gerusalemme, che è quello presso il quale gli ebrei da 2000 anni pregano, ritenendo che quello sia il punto più sacro della terra. Quindi tante funzioni diverse dei muri. Sono anche muri rivoluzionari storicamente. Non ogni muro diciamo, il fatto che oggi prevalga molto spesso il muro di esclusione, il muro neoliberale lo chiameremo, non vuol dire che ci siano sempre stati solo questi muri, non vuol dire che il muro abbia sempre necessariamente una funzione oppressiva. Ci sono anche muri rivoluzionari. È il caso delle barricate, esempio classico di muro rivoluzionario. Il muro rivoluzionario che trovate magnificamente descritto nei Miserabili di Hugo, le barricate. La barricata è il modo con cui gli ultimi si difendono dal potere e passano al contrattacco anche. Sparigliano lo spazio cittadino, riorganizzano gli spazi secondo una geometria volta a difendersi dal potere e ad attaccare a propria volta, secondo la dicotomia noi-loro. Tra l'altro è interessante ricordare il fatto che i grandi boulevard di Parigi nascono proprio per una ristrutturazione che il potere fa della città contro le barricate. Perché voglio vedervi fare una barricata sulla
sui grandi boulevard, no? La barricata funziona in spazi ristretti, no? Uno potrebbe dire che ci sono tanti muri, d'accordo, ma che il muro fa valere in qualche modo una figura del confine potenziato. Ecco, si potrebbe dire il muro è un confine potenziato, no? E quindi la globalizzazione per un verso vuole produrre lo sconfinamento e per un altro verso ci sono i confini che poi talvolta si potenziano con i muri. In realtà potremmo dire che la globalizzazione avversa i confini, che sono spazi di passaggio controllato, sono spazi di passaggio negoziato. Il confine è ciò che determina un luogo di incontro. La parola confine, come sapete, questo dice: cum finis. Cos'è un confine? Dove inizio io perché finisci tu, e dove ci incontriamo nel luogo in cui, terminando, ciascuno di noi entra in contatto con l'altro. Il confine è il luogo di una relazione. Il muro, come potete ben immaginare, è la negazione della relazione. Possiamo dire che il confine fa valere una logica congiuntiva e relazionale. Il muro fa valere una logica disgiuntiva. Con il muro nego la possibile relazione. Quindi forse, anche se a tutta prima sembra il muro un confine ispessito, materializzato, verticalizzato, no? Queste sono le tre dimensioni. Che cos'è un muro? A tutta prima sembra essere il confine che diventa materiale, che si fa più spesso e che diventa verticale anche. Quindi sembra un confine ancora meglio determinato, però in realtà in questo suo determinarsi il confine si perde, non si realizza, perché viene meno la logica del confine, che è la logica di relazione tra io e tu, direbbe Martin Buber, la relazione tra l'io e il tu. Il confine si basa su quella relazione, è vitale la relazione per le due parti. Se volete trovare una immagine un po' banale, ma che il nostro organismo ci fornisce, la cellula ha una relazione mediante un confine con l'esterno, la membrana, no? E se non si desse quel confine, la cellula non si distinguerebbe più da ciò che è esterno, si diluirebbe fino a sparire in ciò che è esterno. Ma se quel confine non fosse attraversabile, cioè se la membrana fosse un muro, la cellula morirebbe chiusa in se stessa, morirebbe segregata in se stessa. Quindi forse l'immagine della cellula ci dà bene l'idea di un confine come relazione, no? È come se la globalizzazione facesse invece valere queste due logiche opposte. Da un lato, opposte e complementari, perché da un lato produce, come si diceva, lo sconfinamento. Ogni confine deve essere abbattuto perché tutto deve essere ricondotto alla logica del medesimo. La globalizzazione cosa fa? Fa sì che se tu non sei interno al paradigma del capitalismo, lo diventi in un modo o nell'altro. Quindi sconfina nella misura in cui non ti permette di essere altro e ti impone il medesimo. Lo sconfinamento, in questo caso voi capite che l'abbattimento del confine non ha proprio nulla di emancipativo, perché è semplicemente funzionale all'invasione dell'altro. Se io e te siamo diversi e io tolgo il confine perché ti impongo di essere come me, perché invado i tuoi spazi, non è molto emancipativa come logica questa. Eppure la logica della globalizzazione capitalistica. Abbattere i confini per imporre ovunque, con le buone o con le cattive, il medesimo. Il borderless world, l'ideologia borderless, è sempre necessariamente emancipativa? Per il capitale sembrerebbe di sì, ma per chi sta al di là del confine e trova nel confine la soglia di una relazione possibile in cui non si disperda la propria specificità, ecco, il superamento del confine diventa vettore di de-emancipazione. Ma analogamente, possiamo dire, la globalizzazione produce anche i muri. Cosa hanno in comune lo sconfinamento e i muri? Il fatto che negano la logica del confine.
lo sconfinamento perché lo abbatte, il muro perché lo ispessisce, quindi ne distrugge la logica relazionale, come si diceva. E questo è un aspetto fondamentale quando si ragiona di questi temi, mi pare, no? Oggi la globalizzazione neoliberale produce esattamente queste due figure apparentemente opposte, del confine e dello sconfinamento, o meglio del muro e dello sconfinamento. Voglio citarvi a questo riguardo un curioso testo che a mio giudizio è meritevole di essere menzionato. Un testo scritto dal filosofo francese Jean-Luc Nancy. Siamo nel 2000. Il testo si chiama L'intruso. Appare all'interno di un dibattito in cui si parla proprio di questi temi, del rapporto con l'altro, confini, muri, globalizzazione, stranieri, autoctoni. Nancy pubblica questo testo che apparentemente è totalmente fuori pista, è totalmente fuori tema, perché in questo testo Nancy parla della propria esperienza di trapianto cardiaco. Cosa c'entrerà mai il fatto che gli abbiano trapiantato un cuore con il fatto della migrazione, del confine, del muro, no? E proprio a partire da questa esperienza personale, appunto l'intruso è il cuore di un altro che gli è stato trapiantato, racconta del rapporto di identità e differenza. L'altro, l'intruso, è ciò che gli salva la vita intanto. Primo passaggio da notare. Senza l'apertura all'alterità, ospitata nel proprio spazio vitale, la vita si annullerebbe. Se le difese immunitarie fossero troppo alte, alla stregua di un muro respingente, appunto, il contatto negato con l'alterità non produrrebbe la protezione della vita rispetto all'intruso. Al contrario, negherebbe l'opposto, produrrebbe l'opposto della protezione ricercata. Sì, produrrebbe quella che i medici in questi casi chiamano la crisi di rigetto, che capita talvolta, no? Ti trapiantano un organo e il tuo organismo lo respinge, non lo accetta. In questo caso però la logica del muro non ti salva la vita, non ti protegge la vita, al contrario. Ma un risultato analogo, dice Nancy, si otterrebbe se fosse prevalente la tendenza opposta, quella di un completo abbassamento delle difese immunitarie. Se in altri termini l'io si aprisse incondizionatamente all'altro, rinunciando a ogni difesa, rinunciando a ogni confine, la vita finirebbe egualmente per essere annullata. Cioè, i due opposti producono lo stesso risultato. Sia l'apertura incondizionata all'altro, l'abbassamento di ogni difesa immunitaria, sia l'esclusione dell'altro. Quindi per riportare il tutto alle nostre categorie, sia l'abbattimento dei confini, ossia lo sconfinamento della globalizzazione, sia l'erigere i muri producono il medesimo risultato, la distruzione del confine come soglia relazionale in cui l'io si rapporta con il tu senza escluderlo e senza perdersi completamente nell'altro. Possiamo dire che questi due opposti, in cui c'è soltanto l'io che pretende di negare il rapporto con il tu perché c'è solo l'io, oppure il tu che pretende di negarsi per aprirsi totalmente all'io, trovano nella mitologia greca, nei due miti di Eco e di Narciso, la propria più classica espressività, no? Chi è Narciso? È l'io incapace di aprirsi al tu, è l'io che vede ovunque se stesso, è l'io che ha un muro tra sé e gli altri, patologicamente direi, no? Chi è Eco è l'opposto di Narciso, è colei la quale non ha l'io perché è tutta aperta al tu, no? Eco è, qualsiasi cosa si dica, Eco la ripete perché non ha una propria identità, è semplice adattamento all'identità
altrui. E quindi possiamo dire che questo esempio che faceva genialmente Nancy ci può aiutare a capire molto di quello che sta avvenendo. Ci aiuta a capire molto di quello che sta avvenendo. Sembra che l'epoca contemporanea sia sospesa tra Eco e Narciso, fra la crisi di rigetto e l'annullamento di sé nell'alterità, che in realtà è sempre il medesimo poi. No? Lo vedete bene, no? Nella globalizzazione sembra che ci siano da un lato l'abbattimento di tutte le identità e dall'altro il ritorno dell'identitarismo tribale, quasi come se non ci fosse una via di mezzo, il dialogo delle identità. Il muro e il flusso di persone sono due logiche che in qualche modo ci riportano nel quadro dell'ordine della globalizzazione. Perché effettivamente sembra che le sofferenze dell'uomo contemporaneo derivino e dai muri come dispositivi di esclusione e dal processo di sconfinamento, sradicamento, emigrazione, proprio egualmente della globalizzazione neoliberale. Pensateci, negli spazi smisurati, sconfinati della globalizzazione neoliberale, le merci e i flussi finanziari si muovono incontrastati e dirò di più deregolamentati, gli uomini per parte loro sono ora impossibilitati a muoversi perché bloccati dal proliferare ipertrofico dei muri, oppure sono costretti a muoversi perché messi in movimento dalle pratiche sradicanti connesse alla logica del valore. Pensateci, un paradosso. Si è o costretti a muoversi o impossibilitati a farlo. No? È il paradosso della globalizzazione. Come dire, nella globalizzazione è violato a un tempo lo ius migrandi, come è violato nello stesso tempo lo ius non migrandi, perché da un lato si è costretti a migrare, quindi è negato lo ius non migrandi, per le ragioni che abbiamo già detto. Chi volesse rimanere dov'è non potrebbe farlo, dacché la logica stessa della globalizzazione a metterlo in movimento. E viceversa, chi volesse o dovesse per qualche motivo spostarsi, molto spesso è impedito nel farlo dalla logica dei muri. Possiamo dire, seguendo la logica del già ricordato Immanuel Wallerstein, periferie e centri, i muri innalzati dopo il 1989 aspirano per lo più, uso questa categoria, epi topo lu, come la chiamava Aristotele, per lo più, poi ci sono sempre eccezioni specifiche, ma per lo più i muri dopo il 1989 provano a contenere le ondate migratorie che dalla periferia sfruttata del sistema spingono verso il centro e dunque verso un'esistenza meno indegna, più dignitosa, più protetta. La stessa dinamica del capitale produce da un lato lo sradicamento dei popoli, la loro coazione al movimento e dall'altra blocca, ove gli convenga, il flusso delle persone. Sono due opposti in solidarietà dialettica, il muro e lo sconfinamento, che si determinano poi come opposti complementari nelle due pratiche dell'impedimento del movimento per le persone in quanto persone e della coazione al movimento per le persone in quanto merci. In quanto merci le persone sono messe in movimento secondo l'obbligo a muoversi determinato dalla logica del valore. Ma in quanto persone vengono all'occorrenza bloccate dalla logica del capitale. È difficile negare che dopo il 1989 i muri segnino l'apoteosi di una nuova gerarchia spaziale su scala globale, che per un verso impedisce il movimento o per un altro verso lo impone coattivamente. Per questo, anche sotto questo riguardo, si può dire che i muri inscrivano nella spazialità
verticale della fredda pietra un rapporto gerarchico, alto sopra, signore, servo. Nuovi regimi di mobilità e nuove coazioni al movimento da una parte e nuovi impedimenti funzionali all'ordine del capitale. L'ideologia muraria, la teicopolitica nell'ordine neoliberale, per un verso celebra il muro come elemento securitario, quando in realtà forse il muro neoliberale non ha come obiettivo proteggere, no? L'ordine neoliberale usa continuamente questa retorica: facciamo un muro perché dobbiamo proteggerci, noi siamo gli aggrediti, loro sono gli aggressori, no? Questa è la logica neoliberale, continuamente ritorna questa immagine: dobbiamo fare il muro del Messico perché noi siamo gli aggrediti, loro vogliono depredarci, sono gli aggressori. E dietro questa retorica neoliberale viene invertito in realtà il rapporto, perché probabilmente si può dire che il muro diventa un mezzo di aggressione di classe, in quanto organizza disciplinarmente le masse in movimento, sempre a beneficio del blocco oligarchico neoliberale. Pensate anche solo a quello che disse Bush Junior nel 2005, quando firmò il Secure Fence Act. Cos'era il Secure Fence Act? Era un atto con il quale l'allora presidente statunitense autorizzava la costruzione della barriera, di questa barriera eretta nel 2005. Questa legge rafforzerà la protezione del popolo americano e renderà più sicure le nostre frontiere. L'idea è quella di proporre un muro protettivo, ma la logica del muro protettivo dovrebbe essere quella per cui c'è un aggressore, c'è un aggredito, ma in quest'ottica non è il capitale che aggredisce costringendo le persone allo sradicamento, distruggendone il territorio, producendo i flussi di cui dicevamo? E quindi abbiamo a che vedere con questa logica di cui si diceva, questa logica teicopolitica, come l'abbiamo definita. Si moltiplicano i muri, le barriere, le frontiere invalicabili, i fili spinati, tutti diversi, ma che hanno sostanzialmente due funzioni: quella di disciplinare il rapporto noi-loro e quella di escludere vite che per qualche motivo non sono ritenute essenziali. Vite di scarto le chiamerebbe Bauman, no? O meglio, esseri che, se sono alla stregua di merci, sono funzionali, devono essere costretti a venire, e se non sono più funzionali in qualche momento devono essere costretti a non venire. E qui si capisce anche la violenza del muro, sulla quale vorrei ragionare. Come può la nuda pietra essere responsabile della violenza, se ci pensate? Come può un muro esercitare violenza? E poi, che tipo di violenza può mai essere quella di un oggetto che si limita a stare fermo? Già, si limita a stare fermo tra cose che sono costantemente in movimento, però. Ragioniamo già su questo aspetto. In un mondo in cui tutto è in movimento, nulla sta fermo, c'è un oggetto che sta fermo e che ferma a propria volta. Se facciamo una piccola ontologia basica del muro, ci accorgiamo che la capacità fondamentale di questo oggetto triviale, semplicissimo, antico quanto l'umanità, che è il muro, è la sua capacità di far transitare il potere per la proprietà fisica degli oggetti. Pensateci, nel muro non si vede un potere, si vede un oggetto materiale, eppure nel muro si cristallizza un potere che pure non appare visibile. Il muro è perfetto per creare l'illusione di impersonalità. Appunto, il muro dà l'idea di impersonalità perché c'è un oggetto inerte, materiale, freddo, che sta lì e non ha nulla a che vedere con persone, cose, è un oggetto materiale, quindi deresponsabilizza in qualche modo. Chiaramente non ogni oggetto materiale è violento in quanto tale, no?
o se preferite, non tutti gli oggetti, anche quelli fatti ad hoc per esercitare violenza, la esercitano con il loro semplice essere lì. Se prendete una pistola o se prendete un pugnale, che sono evidentemente oggetti di cui possiamo fare molti usi, ma evidentemente lo scopo per cui sono concepiti è quello di usare violenza, e beh, però per usare violenza hanno bisogno di essere attivati. Sulla pistola dovete premere sul grilletto, il pugnale dovete spingerlo. Cioè la violenza che esercitano è connessa ad azioni umane che la fanno transitare, diremmo alla maniera aristotelica, dalla potenza all'atto. La pistola è violenza in potenza, per passare all'atto c'è bisogno che voi premiate sul grilletto. Il muro sembra un caso davvero a sé stante, se ci pensate, perché il muro, come dire, ha a che vedere con una forza che è anonima ed extra soggettiva, è l'incolpevole materia a esercitare la violenza, non c'è bisogno che qualcuno prema il grilletto o lo azioni, il muro sta lì, fermo, è incolpevole, non c'è qualcuno che lo manovra intenzionalmente. Una volta che venga edificato, solleva i soggetti umani da ogni responsabilità. Possiamo dire che se una morte mediante l'accoltellamento o con uno sparo rinvia subito a una soggettività precisa, quella di chi ha premuto sul grilletto o di chi ha spinto il pugnale, i morti causati dal muro e quindi dal passaggio negato sono all'apparenza senza responsabilità. Possiamo dire la violenza in questo caso non va da persona a persona, ma va da cosa a persona. È in qualche modo legata alla pesante materia inanimata. Possiamo dire che la pistola o il pugnale devono essere azionati. Il muro esercita autonomamente la propria azione, non agendo, stando fermo lì dov'è. Possiamo dire che è una violenza che non deve passare dalla potenza all'atto, come quella della pistola o del pugnale, ma è già sempre in atto. È già sempre in atto. E quindi produce un senso di indifferenza. Quando ci sono delle morti perché non possono passare, chi è il responsabile? È un oggetto che sta lì, non è di nessuno, è l'oggetto nella sua materialità. E quindi è... svolge una funzione magnificamente deresponsabilizzante nel quadro di un ordine, quello del capitale, in cui la colpa non è mai di nessuno, in fondo, no? Di chi è la colpa? Il mostro, il sistema bancario, il muro, no? I mercati. Altra questione che sollevavo: ma che tipo di violenza è quella che esercita il muro? La violenza sembra essere sempre connessa a due elementi: la scelta, io scelgo di spararti, scelgo di usare il coltello contro di te, quindi c'è una scelta nell'uso della violenza che permette che ci sia una responsabilità di chi usa violenza. Se ti sparo sono responsabile di quello che ho fatto, se ti accoltello sono responsabile di quello che ho fatto perché ho scelto di farlo. E poi c'è in qualche modo una sorta di movimento, come si diceva. Il muro invece è davvero particolare sotto questo profilo, se ci pensate, perché esercita la sua carica di violenza non andando a colpire il soggetto che di volta in volta seleziono. Decido di sparare a te e non a lui o a lui. Sparo a te ed esercito un'azione scegliendo e azionando l'oggetto, in questo caso la pistola. Il muro invece dispiega la sua carica di violenza stando fermo, non scegliendo un oggetto particolare su cui esercitare la sua violenza. Oppone resistenza al corpo in movimento, quale che sia. Il muro non va a colpire qualcosa o qualcuno, ma lascia che qualcosa o qualcuno lo colpisca ed esercita il suo effetto violento bloccando il passaggio, impedendo l'accesso, paralizzando in forma spesso dolorosa e talvolta anche mortifera la transizione. Potremmo dire che è una violenza che si esercita pur nella immobilità, senza
la scelta volontaria di qualcuno che caso per caso decide su chi esercitare la violenza. Paradossalmente il muro agisce non agendo. O se preferite, il muro agisce non agendo ma impedendo l'azione di altri. Io vorrei passare, ma il muro mi impedisce di farlo. In ciò esercita la sua violenza. Sospende le condizioni di possibilità del flusso e del movimento, dell'accesso e del transito, e mette in movimento una violenza che tanto più si dispiega in un mondo in cui tutto è in movimento. Perché voi capite che se tutto fosse fermo, anche il muro stando fermo, non eserciterebbe poi una grande violenza. Ma la violenza si esercita nel momento in cui tutti siamo in movimento, siamo condannati all'erranza e il muro impedisce certi passaggi, impedisce appunto il movimento, la transizione, il passaggio. Se ci pensate, molti dei muri contemporanei possono essere letti esattamente in questa chiave. Esattamente in questa chiave, muro e negazione del passaggio. Si possono dire ancora molte cose sul muro, ma non è questo quello che ci interessa più di tanto. Il muro è anche, da un certo punto di vista, il luogo in cui la sovranità in crisi si manifesta nella sua forma estrema, nella sua forma estetica, possiamo dire. Perché prosperano i muri proprio oggi? No? Questa è la domanda. Per un certo motivo l'abbiamo già detto, perché la globalizzazione neoliberale si fonda sui muri, sullo sconfinamento, e per un altro verso perché nel momento in cui le sovranità degli stati nazionali tendono a evaporare, hanno come un ultimo sussulto di vita forse il loro murarsi, il loro trincerarsi. Il muro che cos'è? È un confine che si verticalizza e così facendo si annienta e quindi riproduce in realtà la stessa logica della globalizzazione, ma ha una sua estetica, è deterrente in qualche modo. Ecco, la funzione del muro è anche di deterrenza. La visione del muro indica non avvicinarti, non sei gradito, vade retro. Questo dice anche il muro. Ancora due parole voglio spendere su terra e mare che abbiamo incontrato prima, che in effetti ci permettono di dire molto sulla logica della globalizzazione neoliberale. Terra e mare come coppia concettuale fondamentale per comprendere la globalizzazione neoliberale. La contrapposizione tra terra e mare, vi dicevo, è stata istituzionalizzata filosoficamente da Carl Schmitt, il nomos della terra, e poi terra e mare anche citavo, ma la prima contrapposizione filosofica tra queste due dimensioni viene evocata in maniera consapevole e con una funzione filosofica fondamentale da Hegel nei lineamenti di filosofia del diritto del 1821, dove Hegel tematizza proprio la distinzione tra terra e mare. Dice Hegel: come per il principio della vita familiare condizione la terra, cioè il fondo e il terreno stabile, così per l'industria l'elemento naturale che l'anima verso l'esterno è il mare. Quindi terra e mare. Paragrafo 247 dei lineamenti di filosofia del diritto, terra e mare. No? Le potenze etiche, la famiglia in Hegel è il momento iniziale della vita etica, quelle che Hegel chiama le radici etiche, non per caso, no? Wurzel, le radici, l'idea di qualcosa che è solido, è stabile, e quindi trova la propria immagine nella zolla. Il fondo e il terreno stabile, dice Hegel. E poi contrapposto c'è l'elemento talassico dell'industria.
Da un lato abbiamo la zolla, dall'altro abbiamo l'elemento della fluidità, stabilità tellurica delle radici e sradicamento del movimento sul mare del capitale. L'ordinamento e la localizzazione, per dirla con Carl Schmitt, fanno riferimento esattamente a questa logica. Il nomos della Terra, dice Carl Schmitt, è misurazione in senso spaziale. Carl Schmitt fa derivare nomos da nemen, il suddividere, il partire gli spazi. Il nomos della Terra è uno spazio regolamentato, differenziato, con radici e partizioni, con differenze e confini. La terra è il luogo dei radicamenti in cui ci si stabilizza, dice Carl Schmitt. La terra reca sul proprio saldo suolo recinzioni e delimitazioni, pietre di confine, muri, case e altri edifici. Ben diversamente invece avviene nel mare. Mare è la negazione del luogo del radicamento. Il mare è uno spazio omogeneo e indifferenziato, dove prevale la logica piratesca. Lo spazio deregolamentato per eccellenza è il mare. Ed è l'immagine perfetta della società globale, in cui ci si muove senza confini, no? Su internet si naviga. Nel mondo della globalizzazione si è continuamente in movimento. È quello che il già citato Peter Sloterdijk in Sfere chiama il soggetto anarco-marittimo, il soggetto piratesco della globalizzazione. Mentre la vita familiare o statale, terranea, connessa con l'abitare stabile, con la provenienza, con la partizione, con il nomos, la vita talassica si caratterizza per la legge del più forte. In mare non c'è il nomos, c'è solo la legge piratesca del più forte. La società globale è la società dell'homo precarius che non sta mai fermo. Sulla terra si abita, ci si radica, non per caso. In mare ci si muove, il mare è costante movimento, si attraversa. Il capitano Nemo di Verne, 20.000 leghe sotto i mari, dice mobilis in mobili, questo è il suo motto. Mobilis in mobili. Questo è il motto della società globale oggi, no? Non siamo forse tutti portatori di questo motto oggi? Non siamo tutti condannati permanentemente al movimento? E sotto questo profilo si può ben dire che diventa nell'epoca della globalizzazione l'assenza di radicamento il destino universale. Martin Heidegger nel 1946, nella sua lettera sull'umanismo, scriveva: l'assenza di patria, Heimatlosigkeit in tedesco, l'assenza di patria diventa un Weltgeschick, un destino universale. Per assenza di patria intendeva l'assenza di radicamento, l'impossibilità di abitare stabilmente. Si è tutti permanentemente in movimento. L'uomo nomade, come lo ha teorizzato con entusiasmo, Jacques Attali, l'homme nomade, 2003. Oggi ciascuno di noi diventa un homme nomade, perché tutti siamo nomadi. Nel quadro della logica di cui si diceva, del radicamento, dello sradicamento, perdono. E sostanzialmente, in effetti, la logica che prevale è proprio quella talassica, del soggetto mobile. Pensate, i flussi della finanza, no? Tutto che si muove senza stabilità. Per il
soggetto, appunto come nel quadro che abbiamo, quadro, nell'architettura, nella scultura che abbiamo analizzato, emerge limpidamente questa componente marittima del soggetto anarco-marittimo che caratterizza il nostro presente. Ha scritto Alfred Thayer-Mahan, scritto M-A-H-N, The Influence of Sea Power Upon History. La distesa talassica è il rovesciamento dell'ordinamento spaziale simbolico del radicamento terrestre. Sulla superficie talassica non è possibile stabilità, non è possibile misurazione, non è possibile il confine, non è possibile la suddivisione, non è possibile alcun ordine politico, non è possibile alcuna potestas di tipo giuridico. C'è semplicemente la forza del più forte, se vogliamo dire così. C'è soltanto la forza del più forte. E a questo riguardo si potrebbe fare una distinzione interessante, sa, tra un mare chiuso e un mare non chiuso, come fa anche Kant. Tra il mare aperto e il mare chiuso. Qual è la differenza tra il mare aperto e il mare chiuso? Il mare aperto è il mare in cui non è possibile far valere alcun tipo di nomos. Il mare chiuso è il mare, diceva Kant, in cui arrivano le palle di cannone da terra ancora. È il mare che è ancora sottoposto in qualche modo a un controllo. Bene, nella globalizzazione neoliberale è come se la Beweglichkeit, per dirla ancora con Marx, ci costringesse a vivere in un mare aperto senza confini, in cui tutto è in movimento e noi stessi siamo condannati appunto all'assenza di patria, nell'accezione data dall'espressione a Martin Heidegger, il quale Martin Heidegger, oltre alla già citata lettera sull'umanismo, così scriveva nel 1955, in un suo testo intitolato Gelassenheit, l'abbandono. La radicatezza al suolo, Bodenständigkeit in tedesco, la radicatezza al suolo dell'uomo d'oggi è minacciata nell'intimo. Di più ancora, questa perdita di radici, l'impossibilità per l'uomo di radicarsi stabilmente nel proprio terreno, dipende dallo spirito dell'epoca in cui tutti noi ci troviamo a vivere. La deterritorializzazione, io l'ho chiamata, ma quando si parla di impossibilità della radicatezza al suolo è un altro modo per dire esattamente quella che è stata definita la fin de territoire, la fine dei territori, land of geography, la fine della geografia. Il movimento permanente, ciò che caratterizza, se volessimo riprendere la categoria che Freud aveva messo al centro del suo saggio del 1919, il perturbante. Das Unheimliche. Che cos'è il perturbante? È ciò che nega ciò che è heimlich, ciò che è legato alla nostra consuetudine, alla nostra patria, nell'accezione più generale, la patria come il luogo in cui siamo cresciuti, il luogo in cui siamo radicati, la provenienza. Das Unheimliche è la forza sradicante che ci impedisce di vivere radicati, che ci impedisce di vivere stabilmente. Un altro autore che abbiamo già citato, Ernst Jünger, in un suo saggio del 1932, L'operaio, si intitolava il testo, Der Arbeiter, l'operaio, aveva descritto come tipici dell'epoca della tecnica quelli che lui chiamava i paesaggi da officina. In tedesco Werkstattlandschaften, i paesaggi da officina.
quali sono i paesaggi d'officina, per certi versi sembrano precorrere i non-lieu di Marco Gé che abbiamo citato nelle altre lezioni, no? Sono paesaggi anonimi, paesaggi da officina, paesaggi artificiali, no? Pensate che sono uguali ovunque, da Pechino a San Paolo, quelli che abbiamo visto con Appadura di definire i global scapes, i paesaggi mondializzati che si determinano poi come ethnoscapes, technoscapes, mediascapes, financial scapes e così via, luoghi omologati che sono di passaggio sostanzialmente, che sono continuamente caratterizzati dal passaggio e che caratterizzano altresì l'esperienza dello sradicamento come cifra del nostro tempo. Dice Martin Heidegger ancora, tutto funziona, questo è appunto l'inquietante, che funziona e che il funzionare spinge sempre oltre verso un ulteriore funzionare e che la tecnica strappa e sradica l'uomo sempre più dalla terra. Ho avuto recentemente un colloquio con René Char in Provenza. In Provenza vengono installate basi missilistiche e la campagna viene devastata in maniera inimmaginabile. Il poeta, che certo non è sospetto di sentimentalismo e di esaltazione idillica, mi diceva che lo sradicamento dell'uomo, Entwurzelung des Menschen, che qui si compie, è la fine di tutto, a meno che, ancora una volta, il pensare e il poetare non prendano il potere con la loro forza non violenta. Secondo la nostra umana storia ed esperienza, o almeno per quello che è il mio orientamento, io so che tutto ciò che è essenziale e grande è scaturito unicamente dal fatto che l'uomo aveva una patria ed era radicato in una tradizione. Quindi Heidegger contrappone la patria nell'accezione più generale, l'essere radicati in una storia, in una civiltà, in un territorio, allo sradicamento a cui il capitale ci condanna. Questa contrapposizione tra terra e mare è la contrapposizione esattamente tra lo sradicamento talassico e il radicamento tellurico. È interessante a questo riguardo notare che la modernità si era aperta quasi, direi, iconicamente con la contrapposizione, possiamo dire, quasi figurale tra il Novum Organum di Bacone, che sul frontespizio raffigurava le navi della marina inglese, le navi del commercio inglese, le navi dei grandi porti dell'Inghilterra, pronte a solcare il mare, l'esperienza dell'industria, ci dice Hegel, no? Il mare come luogo della competitività, come luogo dell'avventura, della ricerca del profitto. E poi, per contrasto, con un'altra grande immagine che è opposta a quella di Bacone, quella che usava il nostro Giambattista Vico nella Scienza Nuova, che contrapponeva idealmente alle navi di Vico il radicamento della terra, l'aratro come luogo del radicamento e del territorio. E Giambattista Vico, in una sua, anche a tratti, vorrei dire, acrobatica, come spesso accade nel testo di Vico, etimologia, fa derivare il lemma humanitas dal verbo umare, interrare. Le prime città e le più antiche civiltà sarebbero sorte dalla decisione dei popoli di stabilizzarsi ove si trovavano le sepolture dei propri antenati, occupando in forma permanente gli spazi, i territori. E solo legando la memoria a un luogo stabile, suggerisce Vico, che si può sedimentare l'identità dei singoli come dei popoli. Quindi noi abbiamo un'identità, una memoria, nella misura in cui siamo radicati. Tra l'altro, per inciso, l'importanza del dare la sepoltura ai propri morti e del radicarsi nel luogo in cui essi sono è un fatto fondamentale della civiltà. Pensate al dilemma e alla tragedia di Antigone, no?
qual è la tragedia di Antigone? Il non poter dare sepoltura al proprio congiunto, come al proprio marito, al proprio fratello, perdona, al proprio fratello Polinice, che è morto nel dare assedio alla battaglia di Tebe, e è stato ucciso e non può essere sepolto perché il re Creonte ha deciso che non si può dare sepoltura a chi ha tramato contro l'ordine costituito. Antigone vuole dare sepoltura al fratello, perché la legge della famiglia richiede che si dia sepoltura al fratello. E qui Hegel dirà, come sapete, che è la grande antitesi fra due cerchie che sono inconciliabili fra loro della vita etica: da un lato la famiglia e dall'altro lo Stato. Antigone e Creonte hanno entrambi ragione e torto. Ragione ciascuno dei due perché fa valere il principio dell'etico, torto perché lo fa valere in forma parziale. In ciò sta l'elemento tragico. Ecco, è come se nel 2020, come sapete, si fosse rinnegato il principio di Antigone, scegliendo, per le ragioni tragiche di cui ben sapete, di non dare sepoltura ai morti. Non era mai successo nella civiltà occidentale il non dare sepoltura ai propri morti. È stato un aspetto tragico anche sotto questo profilo. Viviamo nel tempo dello sradicamento, in cui tutti diventiamo mobili e in cui perdiamo il contatto con la nostra provenienza. Lo si vede da molti altri esempi, questo senso di smarrimento del radicamento, della provenienza. Pensate a fenomeni in auge come quelli del cancellare il passato, no? Certe tendenze oggi in auge che rivelano un ritorno di barbarie nel cuore del nostro presente, hanno come obiettivo l'idea di cancellare ogni radicamento, di far valere l'idea tipicamente neoliberale dell'individuo che non ha una storia ma ha solo la possibilità di competere, di determinarsi secondo la propria volontà. L'ordine neoliberale produce quella individualizzazione in cui sopravvive una sorta di moto browniano di soggetti, imprenditori di sé, che si muovono, mossi dal capitale, negli spazi sconfinati della globalizzazione. Moto browniano rende bene l'idea, no? Di questo movimento onnidirezionale, coartato in ultima istanza. E in questo contesto, sostanzialmente, i soggetti sono perennemente in movimento, condannati all'erranza, alla stregua dell'homo migrans di cui stavamo dicendo. E in questo contesto sempre ciascuno è, per così dire, privato della possibilità di ogni radicamento, con la tradizione, con la storia, con la propria comunità. Si è perennemente mobili anche in questo senso. Pensate a come la logica neoliberale abbia dichiarato guerra a ogni forma di legame. Con un vero e proprio sofisma viene fatto passare il teorema per cui ogni legame è in quanto tale una catena che deve essere abbattuta. È bensì vero che esistono legami che sono catene e che è giusto abbattere, ma non ogni legame è una catena. Ci sono legami che producono libertà, il legame familiare, il legame con la propria storia, il legame solidale con la propria comunità, il legame solidale che in Steinbeck si attiva a un certo punto tra gli ultimi che stringono legami di solidarietà e iniziano a ottenere delle conquiste. La logica neoliberale invece produce una individualizzazione per cui l'individuo deve competere, l'unico legame che può creare legittimamente è il legame a tempo determinato orientato all'effimero scambio mercantile, al dout des, alla relazione mercificata. Ecco. E quindi stiamo assistendo al trionfo dell'homo instabilis.
dove ovviamente questa precarizzazione, questo isolamento che si determina in tanti modi, oggi lo smart working, la didattica a distanza, tante forme che appaiono prima facie come necessitate da una situazione obiettiva, come neutre, come non politicamente orientate, hanno in sé una chiara vocazione, nell'accezione prima detta, di individualizzazione. Ecco, la logica dell'homo migras anche questo. C'è un passaggio di furore che voglio evocare ancora. Non vogliono che stiamo troppo nello stesso posto perché se no è capace che ci organizziamo. Sicuramente avrete sentito il noto detto di Abramo Lincoln: è possibile ingannare tutti una volta. Si può ingannare tutti una volta, un individuo si può ingannare per sempre, ma non tutti quanti li si può ingannare per sempre. Avete sentito questo motto? Ecco, con le logiche dell'immigrazione invece diventa possibile raggirare tutti quanti per sempre nella misura in cui tutti variano di continuo, senza mai essere stabilmente gli stessi, se ci pensate. La migrazione nell'ambito del lavoro diventa il precariato, se ci pensate, il fatto che non si occupa mai lo stesso posto, si è in movimento sempre. Un tempo, quando si stava in fabbrica per 10 anni insieme alle stesse persone, si maturava appunto un legame, una coscienza di classe, si chiamava un tempo, delle rivendicazioni, e si capiva l'inganno del capitale anche. Se chi ti sta accanto cambia continuamente e tu stesso cambi continuamente posto, non potrai mai sedimentare una coscienza. Sarai sempre tra persone diverse, sarai sempre isolato pur in mezzo alle persone. Questo è un altro aspetto importante per cui il capitale produce questo sradicamento continuo, questa mobilitazione permanente, che si determina appunto poi nell'assenza di legami. La solitudine dei lavoratori è stata definita. La solitudine dei lavoratori. Pensate appunto alla logica del precariato, ma pensate anche alla logica dello smart working. Non so se ci avete mai riflettuto. È la stessa cosa lavorare da casa. È più comodo, direbbe qualcuno, perché non devo neanche uscire di casa. Ecco, però siete isolati davanti a uno schermo. Non c'è più il noi, c'è l'io individuale. Non c'è più la possibilità di maturare una coscienza, di condividere delle esperienze. Si è totalmente isolati, si è totalmente abbandonati a se stessi. C'è lo schermo e poi c'è direttamente dall'altra parte il potere. E questo è un aspetto importante da non trascurare quando si ragiona su questi aspetti. L'homo migrans si determina in tanti modi, quindi abbiamo detto, non solo come ovviamente nelle migrazioni di massa, ma anche in una nuova antropologia che si va diffondendo, si va universalizzando. L'abbiamo detto con una formula: la globalizzazione neoliberale, più che produrre integrazione dei non ancora integrati, produce disintegrazione di tutti potenzialmente. Universalizza il profilo non del cittadino, ma dell'homo migrans. Conduce e coarta tutti allo spaesamento, all'espatrio, all'erranza, alla mobilità perpetua. Essere in mobilità oggi diventa la condizione basica dell'abitare instabilmente la globalizzazione neoliberale. Lo potremmo chiamare lo sradicamento planetario dell'esistenza oltre che del lavoro, anche del lavoro certamente. Qui abbiamo molto spesso l'incapacità di comprendere questi fenomeni, no? Pensate al dibattito pubblico su questi temi. Il dibattito pubblico su questi temi è inchiodato su due posizioni che sono ugualmente frutto di un non pensare. Abbiamo da un lato l'idiotismo xenofobo e dall'altro l'elogio a priorico del movimento, della mobilità e dell'immigrazione. Cosa hanno in comune questi due opposti? L'idiotismo xenofobo e l'elogio a priorico dell'immigrazione, che non pensano il fenomeno,
che non ragionano su questo processo. Che cos'è realmente al di là del giudizio? Sì o no? Pro o contro? D'accordo, ma cos'è realmente? Qual è il processo che determina, il processo sotteso a questa logica? Ecco, ed è quello che abbiamo provato anche in queste lezioni a mettere in movimento con le categorie. C'è in conclusione, giusto per chiudere, con un'opera, una immagine che voglio usare a mo' di conclusione per raffigurare gli homines migrantes che dunque siamo divenuti e che il capitale vuole che diveniamo. In ogni ambito, sul lavoro siamo precari, nell'esistenza siamo individui apoli di movimento, nell'ambito antropologico siamo sempre più condannati a non abitare stabilmente. Ecco, c'è un'immagine molto bella di un quadro, di un'opera, che vi mostro subito, sperando di trovarla naturalmente, ma dovrei trovarla. Eccola qua. Visualizza immagine. Ecco qua. Perfetto. Ecco. In conclusione, che cos'è l'opera che vi sto mostrando? È l'opera di Massimo Bartolini, My Fourth Homage, del 2003, è il quarto stato di Pellizza da Volpedo, riletto, rivisto nel quadro dell'odierna globalizzazione neoliberale. È l'immagine, se volete, icastica del precariato e degli homines migrantes. Al centro della scena c'è il nuovo quarto stato composto dagli sconfitti della mondializzazione, lavoratori intermittenti e precari, migranti e stagisti, interinali e schiavi della prestazione occasionale. E il soggetto raffigurato è volutamente lo stesso di quello di Pellizza da Volpedo, ma immortalato in una condizione diversa rispetto a quella dello sciopero del 1901 raffigurato da Pellizza da Volpedo. Mostriamo anche Pellizza da Volpedo, anche se, come usa dire, non ha bisogno di presentazioni questo, custodito al Museo del Novecento di Milano, il quarto stato di Pellizza da Volpedo è l'immagine trionfale di uno sciopero, no? Vedete, la differenza tra l'uno e l'altro è evidente. Qui, vedete, marciano, sono in piedi, marciano con una loro dignità, uno sguardo rivendicativo, sono attaccati gli uni agli altri, formano una social catena, diremmo leopardianamente, guardano verso il futuro, sono umili ma con dignità rivendicativa. E invece qui abbiamo una sorta di individualizzazione, sono tutti immobili paradossalmente, nel senso che non c'è un'evoluzione, non si marcia verso il futuro. Sono in ginocchio, senza più prospettiva, isolati e subalterni. È venuto meno il sogno, possiamo dire. Non stanno discutendo, come in quello di Pellizza da Volpedo, sulle condizioni della classe lavoratrice, sulle sue rivendicazioni e sui suoi scopi. Sono rinchiusi ciascuno in una sorta di afasia, guardateli bene, quasi autistici, come anche rivela il loro sguardo perso nel vuoto, mutilo di ogni passione, specchio di un totale disincantamento, nessun futuro radioso verso cui marciare, tacciono mesti, ciascuno chiuso nella propria individualità. Quelli di Pellizza da Volpedo marciavano coesi e in dialogo, fieri e composti, i loro successori contemporanei sono invece con le gambe sotterrate fino alle ginocchia, immobili, condannati a patire sostanzialmente, a subire, e questa è
forse l'immagine perfetta, tragicamente perfetta, del nostro tempo, quello delle vuote piazze e delle scorate officine, per dirla con Pasolini, un tempo delle vuote piazze e delle scorate officine. Ecco, e con questa immagine così, di classe, possiamo dire completo il quadro su delle cose che volevamo dirci. E